Al momento che mi sono trovato davanti non ho avuto molte, nel senso, indecisioni, perplessità. Ho deciso già, vista la palla come arrivava, come arrivavo io con il passo con cui arrivavo, vista la velocità con cui usciva meglio, mi sembrava l'unica soluzione per poter cercare di far gol. Dunque, in quel momento la preoccupazione mia quando era a terra è più che altro che non rimbalzasse prima la palla, che avevo paura che andasse fuori. Invece poi quando ho visto che ha toccato la rete, non ho sentito neanche più il dolore del calcio di Amelia, non sentivo più niente in quel momento. È anche vero che la questione mentale è fondamentale, ma per il mio modo di giocare, per il mio modo di segnare, la condizione fisica è altrettanto importante. Poi sicuramente aver fatto gol a Cagliari in quel momento specifico, in quella partita specifica, mi ha dato il là per sbloccarmi anche mentalmente, però secondo me tanto va la condizione fisica. Non penso che ne abbiamo bisogno, nel senso che in questo momento stiamo panchinando un giocatore come Robert, che anche a Torino ha dimostrato il suo valore giocando da unica punta e si è reso pericoloso più volte in una partita molto complicata per noi e difficile, giocata bene dalla squadra. Dunque Robert è un ragazzo giovane che è molto, molto positivo, molto bravo. Vede la porta come pochi, ha fatto tanti gol per la sua giovane età in Serie A, dunque per noi come oro lusso magari poter pensare di avere in panchina uno tra Diamante e Ramirez allo stesso momento, in questo avere lui in panchina è un lusso per una squadra come la nostra che lotta per non retrocedere. Dunque io non vedo che più tutti gli altri giocatori che quando sono stati chiamati in causa viene in mente Vantaggiato che ha fatto bene le due partite di Coppa Italia, Gimenez, dunque ne abbiamo di giocatori. Il mister in questo momento il modulo è quello di giocare con una punta e con due trequartisti, ma il calcio, sai, 3 settimane fa nessuno l'avrebbe pensato e dunque fra 3 settimane non possiamo sapere quello che può succedere e le partite quelle che andremo a affrontare. Il mister mi sembra che è stato molto bravo a cambiare e adattarsi anche alle situazioni e agli avversari che vai ad affrontare, dunque staremo a vedere, però io penso, ti ripeto, che avere un giocatore come lui in questo momento, che non, in questo preciso momento non sta giocando, è un lusso per noi, dunque andarne a comprare altri mi sembra che non ne abbiamo bisogno. Però la serietà di tutti i ragazzi l'hanno dimostrata nelle due occasioni che sono stati chiamati in causa, soprattutto mi viene in mente anche Crespo adesso che fino a 2 settimane fa non ha mai giocato, poi ha fatto due grandi partite con Milan e contro la Juve in Coppa Italia. Ti ripeto, Vantaggiato, Gimenez, Taider, cioè è la dimostrazione che è una squadra seria, come lo dicevo un mese fa, 2 mesi fa, che lavora molto seriamente, che lavora molto forte durante la settimana, e poi la dimostrazione sono le partite quando vengono chiamate in causa. Dunque, e sono sicuro che la loro serietà continuerà perché è fondamentale per noi proseguire su questa strada e avere. Abbiamo bisogno di tutti, in tutti i momenti, perché possiamo essere tutti decisivi per la nostra salvezza. Lo rivedo con grande affetto, è stata una persona soprattutto, oltre che allenatore, che lo conoscono tutti, ma una persona molto importante per tutti noi, soprattutto in questo periodo. Da qui alla fine del campionato è stato veramente, ma sempre, è stato un vero signore, trascinatore. Persona con cui potersi confidare, un punto di riferimento per tutti noi, per me soprattutto, perché c'era un confronto quotidiano per tutto quello che succedeva al di fuori, eravamo parecchio coinvolti tutti e due in quella situazione e dunque abbiamo condiviso in maniera molto stretta quel passaggio. Ci siamo affidati l'uno all'altro nei rispettivi ruoli. E ci è rimasto grande affetto.